si è fatto appindolare da due malandrini, due assassini! Che perdigione, che brutto bambino! C'è, c'è, bellissima! Voleva moltiplicare le sue monete! Ciò, ingenuo, credere ad un gatto e ad una volpe! I soldi! Bisogna guadagnarceli onestamente! Usa la tua mente! Thank you.
Questa era la fata! Ma guarda, adesso hai rotto tutta la magia! Ecco, bravo! Questo è il momento più importante di tutta la storia di Pinocchio e tu ti metti a ridere! Qui è quando Pinocchio incontra la fata. E tu non sai neanche chi è la fata! Fammi vedere! No, ma no, quello è cappuccetto rosso! No, no, rosso! Sì, sì, Turchino! Nella storia di Pinocchio c'è la fata Turchino! Tutta alta, azzurra, con dei capelli azzurri lunghi fino a qua! E un vestito tutto azzurro lungo, lungo fino ai piedi, che quando l'ho visto ho detto, ma lei è la donna più bellissima che io abbia mai visto in tutta la mia vita! E quando incontra Pinocchio sulla strada, triste e malandato, lei che cosa fa? Che cosa? Ma che bubu, lei lo perdona! Lo perdona perché Pinocchio promette, promette e non mantiene mai! E lei ogni volta che cosa fa? Che cosa fa? Ma no, buu, lei lo perdona! E Pinocchio questa volta prometta che si comporterà sempre bene, che andrà sempre a scuola tutti i giorni, ma chi mi va a incontrare? No! Lucignolo! Ma non Lucifero, Lucignolo! Un asino, che così non se ne erano mai visti! E cosa fa questo vertigio? Cosa fa? Ma no, boh! Comincia Pinocchio a seguire. Lo segue. E lui che fa? Lo porta lontano. Lontano.